non si occupano di politica quando sentono che la politica non si occupa davvero dei loro problemi o comunque della loro vita, delle cose che gli stanno a cuore. E questa iniziativa l'hanno riconosciuta subito, ancora prima che entrasse nel circuito mediatico, diciamo così, quello che raggiunge più un pubblico di massa. Sulla scia, devo dire, molto importante di quello dell'eutanasia legale, perché lì è un altro tema. Sicuramente, ma anche lì c'è stato molto che è stato fatto, come dire, sui social, dai più giovani, su Instagram, con il passaparole. E questo è fondamentale e soprattutto si tratta di temi, come è stato detto e sono d'accordo, espulsi dall'agenda politica, dall'agenda istituzionale. Su tutte e due queste questioni ci sono delle leggi di iniziativa popolare promosse dagli stessi promotori di questo referendum, in parte, quindi Associazione Coscioni, Forum Droghe, Antigone, Più Europa, Radicali Italiani, eccetera, che stavano da 10 anni nel cassetto del Parlamento e non vengono discusse. Ci sono voluti 2 anni, la settimana scorsa lo ricordava Gasparri, abbiamo adottato un testo base in commissione, cioè all'inizio dell'iter c'è stato un fuoco di fila, Gasparri, Salvini, Rampelli, Pillon, forse la Meloni mancava, che ha detto questa cosa non si farà, non andrà da nessuna parte, le priorità del paese sono altre. Questa è la mia opinione. Quale priorità del paese, Gasparri? Evidentemente io sarei un po' più prudente a dire sempre quali sono le priorità del paese. Il lavoro, le tasse, la casa. Ma guardi, ma le persone hanno tante priorità, c'è una complessità nella vita e nelle priorità delle persone, c'è anche il vissuto che riguarda. In Italia ci sono 6 milioni di consumatori sottostimati di cannabis, ma soprattutto c'è tanta gente che non consuma cannabis, che non consuma niente, che magari non consuma manco alcol, e io non capisco perché il ragionamento suo di prima non lo porti a introdurre una norma restrittiva, che per me sarebbe folle, anche sull'alcol, perché lei lo sa i danni alla salute che fa, lei lo sa i danni che fa guidare, lei lo sa lo stato di ebbrezza, come l'ha definito lei. Ci saranno meno sequestri di patente pure di quelli che avranno alcol, perché alla fine lei vuole fare più incidenti stradali. Guardi, sul referendum eutanasia tutti i principali leader di partito sono stati zitti, non hanno detto nulla. Su questo avete reagito in quel modo un po' isterico. Questo non è un, come dire, uno smacco al Parlamento. Però sarebbe stata anche una notizia che storicamente ma io parliamo anche del silenzio del Partito Democratico. Ora ci arriviamo, lui risponde del centro-destra. Io non voglio fare il dibattito vecchio stile con interruzioni. Allora, io ho tutto il diritto di contestare delle proposte. Certo. Non è che se uno dice no una cosa è isterico. Chi dice sì è bravo, è moderno, c'ha lo speed. Chi dice no è una specie di becero, ignorante, energumeno. Io ho spiegato semplicemente di fronte ad alcuni titoli. C'erano alcuni titoli, passa la che avrà visto anche Maggi. Io ho spiegato, guardate, non è stato approvato nulla perché le semplificazioni dei titoli a volte, come dire, riduce. No, parlo in generale, È stato adottato il testo base. Cosa vuol dire? Che poi ci sarà il termine per gli emendamenti, poi ci sarà il dibattito in commissione, poi c'è la commissione giustizia della Camera, poi se esce dalla commissione giustizia va nell'aula della Camera, poi va al Senato. Secondo me, lo ribadisco, questa legge sull'uso ai fini terapeutici... La legge non c'entra nulla con i fini terapeutici, punto tecnico, il testo che è stato adottato e che riguarda, l'hai detto anche prima, quegli usi, diciamo, coltivazione domestica d'uso personale. Perché viene utilizzata come pretesto, perché quello si può tenere le 4 piantine perché si deve curare. Se il ragazzino minorenne prende le piantine e si consuma la droga, quindi quella legge, io ho detto e riconfermo, non andrà da nessuna parte, perché siamo in fine legislatura. Anche se andasse avanti, i tempi non ci sono. E io sono uno di quelli per cui serve il referendum. Che è il motivo per cui io sono uno di quelli referendum. Che si oppone. Il referendum non va sull'uso terapeutico, ma su un uso più vasto, e quindi si dimostra che il tema dell'uso terapeutico è uno strumento. Poi se io chiedo a Maggi, ma alla fine siccome la Camorra, l'Andrangheta, inviti qui un giorno Gratteri e gli chieda quanto ricava dalla cannabis la criminalità, le dirà che sarà il 2-3%, perché il grosso dei ricavi sono cocaina, eroina, droghe chimiche. E Maggi risponderà, ma sì, ma noi vogliamo anche fare delle somministrazioni controllate alla stanza del buco e quant'altro di eroina, è vero o no? Quindi allora, c'è un'escalation, si parte dal glaucoma da curare e si arriva alla stanza del buco. Quindi noi faremo, se il referendum sarà ammesso, una campagna di informazione sui danni delle droghe, sul fatto che chi sta in carcere può uscire se si usano le leggi vigenti, che vanno semmai
lubrificate, semplificate, e che se uno poi deve guidare avendo la droga in tasca, portando casomai i ragazzini in gita a scuola, quanti casi sono successi? Perché poi quando c'è l'incidente facciamo tutte le puntate televisive, controlliamo l'autista, la gita scolastica, chi controlla l'autista, quanti casi sono accaduti? Adesso le gite scolastiche non c'erano più per il lockdown, quindi questo è un paese che passa, no? Dall'isteria sull'autista del Torpedone che ha avuto l'incidente, al fatto, ma no, ma quello guida la cannabis, ma che gli fa? Poi si prende pure due whisky, poi quando butta sotto la vecchietta faremo tre puntate. È contrario anche a quello sull'eutanasia legale? Io ho molti dubbi sull'eutanasia legale, poi ne parliamo quando vuole. No, volevo sapere. E andiamo in pubblicità, poi la faccio rispondere, Maggi.